cosa è Elohim? Voi lo dite con la H, him, ma noi non lo diciamo così, perché è uno dei nomi di Dio. Ma in tantissimi mi avete chiesto, Geula, spiegami per favore cosa sono questi, voi mi dite questi e già mi si rizzano i capelli in testa, Elohim. Elohim è uno dei nomi di Dio. Dio ha tantissimi nomi diversi. Dio è uno, non cambia mai. Ma a seconda di come si manifesta verso l'essere umano, Dio assume nomi diversi. Elohim è uno dei nomi che viene usato per denominare la manifestazione di Dio in terra, in questo mondo. La famosa gematria, la somma del valore numerico delle lettere di Elohim, fa come Hateva, che significa la natura. Quindi il nome Elohim rappresenta Dio che si manifesta nel nostro mondo. E quindi come è? Nascosto. Quindi ogni volta che noi parliamo di Elohim ci riferiamo a Dio che si manifesta in terra. Un'altra caratteristica del nome Elohim: Elohim rappresenta la giustizia di Dio. Mentre noi diciamo il nome che si chiama Hashem, che è una Hei, che sarebbe la Yud, la Kei, la Vav e la Kei, e questo rappresenta il nome di Dio come si manifesta nella sua, diciamo, bontà, Elohim rappresenta Dio che si manifesta nel suo senso di giustizia. Elohim è un po'... è severo. E quindi a volte si trovano anche i due nomi abbinati insieme, la Hei e Elohim. Quindi Dio che si manifesta nella sua pietà con Dio che si manifesta nel suo senso di giustizia. E questo cosa significa? Significa che dipende dall'essere umano che manifestazione si avrà. Dio è lì, pronto per manifestarsi con la sua bontà o manifestarsi con la sua giustizia. E sta a noi, seconda del nostro comportamento, decidere se diventerà Dio buono o un Dio severo che ci giudica secondo il nostro comportamento. Questa è una piccola chicca per spiegarvi che cos'è Elohim. Quindi mai dire al plurale, perché Dio è uno e non esiste qualche cosa che faccia parte dell'ebraismo che dica Dio non voglia, che parli di pluralità di Dio. È soltanto una manifestazione diversa di Dio, ma Dio, come Dio è nella sua integrità, Dio è uno. È stato, sarà ed è uno. L'unica cosa che ai nostri occhi di esseri umani, la manifestazione di Dio cambia a seconda di come noi lo percepiamo. E quindi Elohim è la manifestazione della severità ed è Dio nella natura. Alla prossima puntata.